Ciao bagai, oggi ho mal di schiena e anche una domanda: si può pedalare con il mal di schiena? Sì, si può pedalare con il mal di schiena, ma bisogna prima chiedere a uno specialista se il tipo di problema che avete è compatibile con una pedalata. Ovvio, io così ho fatto, mio osteopata di fiducia che mi segue da quando avevo 18 anni ha detto sì, niente salite, niente forzature, si può pedalare insomma. Quindi no rapportoni, e lo tolgo allora, ecco, forse è meglio. Quali accorgimenti prendere? Lo vediamo subito. Il primo problema che si incontra pedalando sulle nostre strade con il mal di schiena è proprio la cattiva manutenzione delle stesse. Su rattoppi, su buche, abbiamo veramente un manto stradale decisamente osceno per pedalarci sopra normalmente, figuratevi con il mal di schiena. Quindi il primo problema che incontriamo sono proprio le buche sulla sede stradale, problema anche tra l'altro, eccone qua le altre, che tra l'altro incontriamo sempre, non è che è prerogativa del mal di schiena trovare delle buche, però in questi momenti serve ancora più attenzione. Secondo problema sono i tombini, che spesso sono sulla destra e hanno quell'invito per convogliare l'acqua e fanno quella piccola buca. Se entri e non stai attento, con il mal di schiena è colpo della strega sicuro. Altro pericolo a cui fare attenzione. Terzo pericolo è dato dai dossi che ci sono antivelocità. Quelli sono abbastanza grossi. Dovremmo essere comunque preparati a superarli agevolmente. In tutti e tre i casi è importante alzarsi sui pedali, molleggiare con le gambe, con le braccia leggermente flesse, per evitare stotonf, il colpo che si ripercuoterebbe sulla schiena già di per sé malandata. Insomma, la soluzione migliore è quella di non farvi venire il mal di schiena e poi il resto viene tutto da sé. Come sempre, se vi è piaciuto il video vi chiedo di lasciare un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale. Un saluto a tutti e buone pedalate da Roberto Il Maggio e dal suo mal di schiena.